Nell'estate del 1993, in India esce un film intitolato Kal Nayak, ed è un uragano che investe la generazione di indiani a cavallo delle riforme economiche e sociali che stavano cambiando profondamente il paese. Dall'inizio degli anni 90, l'India socialista si apre al capitalismo e niente sarà più come prima. Cambia il mercato, cambiano i costumi e cambiano le ambizioni di una classe media che è sempre la minoranza, anzi la stragrande minoranza, ma è quella che in questo momento ha la possibilità di provare a rompere con la tradizione. Uno dei termometri del cambiamento in India è l'industria cinematografica di Bollywood, la più prolifica al mondo, in mano a un'elite urbana di base nella megalopoli di Bombay, forse la città più progressista di tutto il paese. E nel 1993, quando esce Kal Nayak, i produttori del film pensano che l'India sia pronta a fare la rivoluzione. Non quella proletaria, quella sessuale. Kal Nayak è un polpettone che mischia diversi generi. C'è la commedia romantica, c'è il poliziottesco, il western e la tragedia shakespeariana. Ma la scena madre del film ruota tutta attorno a un balletto diventato leggendario. Siamo in una specie di nightclub. Tra i tavolini c'è seduto Ballu, il protagonista maschile del film, un criminale dal cuore d'oro. Parte la musica e in mezzo alla sala entrano ballando due donne, Champa e Ganga. A turno cantano il ritornello della canzone. Allora, tradotto dice: cosa c'è sotto il mio corpetto? Cosa c'è sotto il mio bustino? C'è il mio cuore, c'è il mio cuore, e lo darò al mio amante. Solo che a dirlo è un'attrice famosissima e bellissima, Madhuri Dixit, il sogno erotico degli anni 90 indiani, e lo fa muovendo le anche, ammiccando, toccandosi il petto con le mani. Non si vede un millimetro quadrato di seno scoperto o di reggiseno. Ma tutti, quando lei chiede cosa c'è sotto il mio corpetto, a tutto pensano meno che al cuore. La canzone è un successo di proporzioni epiche, diventa subito un inno generazionale all'amore, al corteggiamento spinto e al sesso. È inutile negarlo anche all'oggettificazione del corpo della donna, uno dei capisaldi del cinema di Bollywood. Eppure, in quegli anni, un barlume di speranza nel cambiamento c'era. Perché quell'India era ancora un'India estremamente pudica, frustrata, dove nel migliore dei casi il sesso si faceva ma non si diceva. Nel peggiore, il sesso lo facevano gli uomini e lo subivano le donne, anche e soprattutto all'interno del matrimonio. Oppure c'era il mito dell'astensione, la rinuncia ai piaceri della carne come strumento di elevazione spirituale. Concetto che il Mahatma Gandhi ha predicato per decenni, dando anche esempio in prima persona. In tarda età, e questo è un fatto storicamente appurato, Gandhi dormiva nudo in compagnia di ragazze molto molto più giovani di lui, anch'esse nude, per mettere alla prova la sua tempra ascetica. Insomma, l'India del 1993 è ancora profondamente aggrappata alla tradizione del pudore. E infatti, Cholike Piche Kya Hai, la canzone del balletto di Madhuri Dixit, è uno scandalo. Le redazioni della radio e della televisione nazionale vengono inondate di lettere indignate. Smettete di trasmettere quella roba, state corrompendo le menti dei nostri giovani e delle nostre giovani. Qualcuno vuole censurare il film, ma è troppo tardi. Kal Nayak lo vedono tutti. Nel 1993 finirà secondo nella classifica degli incassi al botteghino. Ma la rivoluzione sessuale non arriva. Chi è cresciuto negli anni 90 vedrà l'India cambiare molto, vedrà i canali privati, le liberalizzazioni, più investimenti, più lavoro, più soldi e più consumo. Ma la rivoluzione sessuale no. Quella in India per certi versi ancora deve arrivare. È una battaglia che stanno combattendo i giovani di oggi. Sarà lunga e non sarà facile, ma la strada è segnata, prima o poi ce la faranno.
per tutti gli altri è rimasto valido il ritornello di Maduri Dixit. Sotto il corpetto cosa c'è? Per tantissimi c'è il sesso, l'amore o l'idea dell'amore, il cuore o anche quell'altra cosa. Oppure, come è successo nella storia che raccontiamo oggi, sotto il corpetto uno pensa di trovarci quella cosa lì che in India non si può dire, e invece, sorpresa, ci trova i servizi segreti pakistani. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. A scientist has been arrested for sharing sensitive information with Pakistan. This story coming to you from India. Reports say the scientist was honey trapped. What really is his story? What's going on? Agli inizi di maggio, in India, le agenzie di stampa cominciano a diffondere la notizia di un arresto eccellente che però, forse, è arrivato troppo tardi e non sarebbe riuscito a evitare la diffusione di informazioni riservate che riguardano le tecnologie belliche dell'esercito indiano. La notizia è questa. La polizia ha arrestato un importante scienziato della Defense Research and Development Organization, abbreviato DRDO. La DRDO è l'agenzia del Ministero della Difesa indiano che si occupa dello sviluppo tecnologico dell'arsenale bellico. Fa un po' di tutto e lo fa molto bene. Progetta dai carri armati ai fucili semiautomatici, dai giubbotti antiproiettile alle testate nucleari. In India è universalmente riconosciuta come un'eccellenza nazionale, la punta di diamante della ricerca nel settore bellico. Lo scienziato finito in manette si chiama Pradeep Kurulkar. Al momento dell'arresto ha 59 anni ed è a capo di una divisione di ricerca e sviluppo della DRDO. È accusato di aver divulgato ai servizi segreti pakistani una serie di documenti riservati e di averlo fatto inconsapevolmente, di essere finito dentro una cosiddetta honey trap architettata dall'intelligence di Islamabad. La stampa indiana ha ricostruito la vicenda basandosi in gran parte sul documento dell'accusa che ha portato all'arresto di Kurulkar, un faldone di 1800 pagine. Dunque, tutto sarebbe iniziato con un messaggio che Kurulkar riceve su WhatsApp nell'estate del 2022. Questa bella ragazza di Londra è una tua grande ammiratrice. Dall'altra parte della chat c'è una ragazza che si fa chiamare Zara Dasgupta e dice di essere una studentessa di ingegneria nel Regno Unito. Ovviamente conosce Kurulkar di fama, come lo scienziato che tra gli altri ha contribuito a sviluppare i missili supersonici BrahMos, in dotazione all'esercito indiano dai primi anni 2000. Kurulkar legge quel messaggio e si ringalluzzisce. Perché è un uomo di 59 anni che ha votato tutta la sua vita alla scienza e ha sacrificato tutto, affetti, sentimenti e sesso. E quando legge che una ragazza dall'altra parte del mondo lo stima e vuole avere a che fare con lui, ci si butta a testa bassa. Iniziano a chattare. Lei sembra davvero interessata al suo lavoro, ma anche a lui come persona. Iniziano a flirtare online e Kurulkar ci mette poco a fare il salto di qualità. Inizia a chiederle delle foto, poi delle foto semi-nuda, poi delle videochiamate un po' spinte e Zara Dasgupta non si rifiuta mai. Quando Zara lo videochiama su WhatsApp, se è vestita la telecamera riprende la faccia, se è nuda solo il corpo, mai entrambe le cose insieme. Per Kurulkar non è un problema. Quando è vestita ci parla, quando è nuda si masturba e quando si chatta e basta invece si parla del lavoro, del suo lavoro. Lei gli chiede come è andato il test di lancio di ieri e lui le risponde: benissimo baby, la rampa di lancio l'ho progettata io. Non ci stiamo inventando niente, queste sono le trascrizioni delle chat tra Kurulkar e Zara Dasgupta. Quando lei gli chiede se quel prototipo di drone armato di cui aveva letto su Twitter è pronto per essere utilizzato, lui le dice che ci sono quasi e le gira video, immagini, schede tecniche, tutto riservato, e Zara ringrazia e si complimenta. Lavoro eccellente, baby. Questi scambi durano mesi. Sono centinaia di telefonate, videochiamate e email con dentro decine di allegati classificati.
Kurulkar non ci pensa due volte a condividere tutto con Zara Dasgupta, perché ormai è convinto, è la donna della sua vita, è bellissima, è un ingegnere, è giovane ed è anche una patriota come lui. Quando parlano di politica, lei dice che è orgogliosa di essere indiana, odia il Pakistan ed è certa che, anche grazie al contributo del suo scienziato preferito, in un'ipotetica guerra tra India e Pakistan, Islamabad non avrebbe scampo. Mentre Kurulkar sta vivendo il suo sogno erotico digitale, i servizi segreti indiani si accorgono che c'è qualcosa di strano. Hanno una lista di IP sospetti, cioè i codici identificativi dei dispositivi che si collegano a internet, e vedono che uno di questi dispositivi si collega un po' troppo spesso al dispositivo di Kurulkar, anche quando è all'interno degli uffici della DRDO di Pune, nello stato del Maharashtra. I servizi indiani avvertono la DRDO. La DRDO apre prima un'indagine interna e poi passa tutto all'antiterrorismo del Maharashtra, che nel febbraio del 2023 si presenta a casa di Kurulkar e gli sequestra tutti i dispositivi. Smartphone, tablet, portatile, tutto. 3 mesi dopo, quando l'antiterrorismo torna da Kurulkar per arrestarlo, lo scienziato scopre la verità. Zara Dasgupta non è mai esistita. Era un agente dell'ISI, i servizi segreti pakistani, addestrata per sedurre obiettivi di peso dell'establishment indiano ed estorcere informazioni riservate. Solo che Kurulkar non aveva mai sospettato niente. Nella trappola dell'intelligence pakistana c'era cascato in pieno e lui per mesi ha condiviso una marea di documenti riservati senza nemmeno essere sotto ricatto. Kurulkar a quella storia d'amore ci credeva, ci ha creduto per mesi. E adesso la sua carriera è finita. La storia di Kurulkar negli ambienti della sicurezza indiana è più comune di quanto si possa pensare. Un articolo pubblicato dal magazine online Scroll In nel luglio del 2023 mette in fila i casi simili registrati in India negli ultimi 5 anni, e sono almeno una dozzina. Nella honey trap dei servizi ci sono finiti dentro altri scienziati della DRDO, funzionari di compagnie che cooperano con l'esercito indiano e anche ufficiali della marina e dell'aeronautica. Tutti uomini, tutti sedotti online, tutti coinvolti in relazioni a sfondo erotico che però non finivano mai nel mondo reale. E questa è una particolarità inquietante, perché che i servizi segreti usino l'arma della seduzione per incastrare le vittime di altri paesi è un fatto assodato, è di dominio pubblico. Ci hanno pure fatto dei film e dei libri. Ma che tutte queste persone che hanno accesso a informazioni e documenti top secret siano finite nelle trappole dei servizi pakistani interamente online, senza mai incontrare di persona chi stava dall'altra parte della videocamera o della chat, per la sicurezza indiana è un problema non da poco. Ci sono delle linee guida e delle regole che scienziati, ufficiali e personale che lavora nel settore della sicurezza dovrebbero seguire. Cose tipo non salvare documenti riservati sul proprio telefono personale, non portarsi il computer aziendale a casa, non entrare in laboratorio col proprio smartphone e non fotografare faldoni o esperimenti. E ci sono anche direttive chiare sulla condotta privata, anche online. È vietato postare sui propri social network foto in uniforme o rivelare la propria posizione, il grado o dettagli sulle missioni in corso. Ma davanti al desiderio non c'è regola o direttiva che tenga, e controllare migliaia di persone che cercano online quello che non trovano nella vita reale è impossibile. Siamo partiti dal balletto di Madhuri Dixit nel 1993 e siamo arrivati alle operazioni di spionaggio online dei servizi pakistani che bucano gli apparati di sicurezza indiani. Non crediamo di averla presa troppo larga, perché sono passati 30 anni, l'India è cambiata molto, ma per un'enorme fetta della popolazione indiana la frustrazione sessuale è rimasta quasi invariata, con tutto quello che ne consegue. Nel 2018 la Thomas Reuters Foundation ha condotto un sondaggio intervistando 550 esperti ed esperte di questioni femminili. L'India è risultato il paese più pericoloso al mondo per le donne, cioè col più alto rischio di violenza sessuale o di finire in schiavitù. Al secondo posto c'era la Somalia, al terzo l'Arabia Saudita. In un altro sondaggio, condotto sempre nel 2018, una studentessa dell'Università di Rajkot, nello stato indiano del Gujarat, ha chiesto a 1000 studenti e studentesse tra i 18 e i 22 anni
quale fosse, secondo loro, la causa principale dell'aumento delle violenze sessuali nel paese. La maggioranza degli intervistati e delle intervistate ha risposto la frustrazione sessuale. Le cose stanno cambiando e stanno cambiando in meglio, soprattutto in un segmento della popolazione indiana sicuramente minoritario, ma che molto probabilmente sarà protagonista nella rivoluzione sessuale che i loro genitori avevano mancato 30 anni fa. Stiamo parlando della Gen Z urbana, i ventenni di oggi, nati negli anni 2000, nati digitali e cresciuti in un mondo globalizzato molto più smaliziato dell'India pre-riforme. Un mondo dove esistono Tinder e WhatsApp, dove si può essere consensualmente e sessualmente attivi molto, molto prima del matrimonio e dove il balletto sexy di Madhuri Dixit è una cosa da vecchi boomer repressi. Cosa c'è sotto il corpetto te lo faccio vedere io, se mi va. Altro che cuore. Gli esempi sono sotto gli occhi di tutti nella nightlife delle metropoli e, per chi non è lì in India, ce ne sono anche nel cinema. Meno in quello mainstream di Bollywood, ma molto di più su Netflix, dove il bigottismo della classe dirigente indiana non arriva. Prendete la serie cult Korra, scritto K-O-H-R-R-A. La trovate su Netflix sottotitolata, se vi va. È ambientata nel Punjab rurale di oggi e ruota attorno a un omicidio misterioso di un giovane Punjabi rientrato in India per il suo matrimonio combinato. Mentre la polizia cerca di risolvere il caso, sullo schermo passa la vita della Gen Z della classe medio-alta di oggi. Fluida, sessualmente attiva, che si ribella alla tradizione e accusa la generazione precedente di essere stata un modello da incubo per quanto riguarda affettività, sesso e concetto di famiglia. Loro sono la classe dirigente di domani e non sono solo un antidoto naturale alle operazioni di seduzione delle spie pakistane, ma sono anche la promessa di un'India più libera, meno frustrata e, almeno secondo noi, di un'India migliore per tutti e tutte. Alla prossima puntata! Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.